scontata, sei contento di essere qui all'Aquila anche in questo caos? Questa è una città di rugby. Ma sì, certo, sicuramente. Ho giocato tanti anni all'Aquila e è sempre stato bello giocare qua. Ovviamente è una città che vive intorno a questo sport. Insomma, siamo anche con la nazionale, siamo venuti dopo purtroppo il dramma che c'è stato alcuni anni fa, e comunque ho ancora tanti amici all'Aquila, li sento spesso. Comunque insomma, è una città veramente che vive rugby, e già anche oggi pomeriggio giocare un po' con i ragazzini delle giovanili dell'Aquila, si vede che sono ben istruiti, hanno grandi insegnamenti, c'è una grande cultura rugbistica e quindi sportiva in generale. Insomma, ovviamente sono felice di essere ancora qui. Sta correndo il rugby in Italia, questo è un segnale? Sì, sta crescendo molto. I risultati nella nazionale sono sicuramente sempre migliori, però bisogna insistere con questo sport anche nelle scuole, insistere questo crescere, cioè diciamo aiutare questo sport nelle giovanili, nei club, perché è lì che nasce tutto, è lì che poi arrivano poi i campioni alla nazionale e possono portare ancora risultati maggiori. Quindi cerchiamo sempre di aiutare le giovanili e la diffusione del rugby anche nelle scuole, perché ovviamente cresce quello che c'è di conseguenza tutto il resto. Anche se sei giovane, ci pensi al tuo futuro magari? Insegnarlo anche tu? Sì, ci sto pensando molto, sto studiando, intanto dovrei laurearmi a luglio e poi perché no cercare di sfruttare questa laurea nel mondo dello sport, perché no appunto nel mondo del rugby. Quindi ovviamente adesso sono molto concentrato con lo sport, col campo, e poi vedremo. Insomma, ovviamente se si può dare qualcosa anche in un futuro a ragazzini o comunque altre società e dare una mano nel mondo del rugby, perché no, senza dubbio. Tu sei stato qui all'Aquila, gli aquilani obiettivamente penso che ne parleranno nello spogliatoio. Siete consapevoli che questa città ha bisogno di sport, anche se l'Aquila Rugby, quella dei grandi, non quella dei ragazzini, se la passa abbastanza male? Sì, purtroppo è da un po' di anni che sento anch'io le voci della società, che vive un po' di alti e bassi, sembra sempre che ci sia una risoluzione delle cose, poi pochi mesi dopo invece si vede che le cose non vanno così bene. Io spero vivamente che questa società, che questa città riprenda il cammino storico che ha avuto. Si merita, la città e le persone che sono qui si meritano assolutamente sport, si meritano rugby. Ripeto, ho giocato tante volte anche contro l'Aquila e sono sempre state battaglie in campo, ma comunque affrontate da persone, da veri uomini. Anche dopo la partita, insomma, c'è sempre stata la possibilità di scambiare qualche parola con le persone del rugby aquilano, ed è sempre fantastico. Insomma, si sente che si vive questo sport. Io spero vivamente che possa riprendere congiuntamente appunto alla città. Speriamo che possa rialzarsi piano piano ancora meglio, perché si merita sicuramente qualcosa di più.